Ciao a tutti ragazzi, rieccoci di nuovo qui a tenerci compagnia e quindi oggi vi leggerò due storie. La prima si intitola Le tre castagne. In un riccio spinoso stavano rinchiuse tre castagne, tre sorelle gemelle. Cresci e cresci, spingi e spingi, un bel giorno, pac, il riccio si aprì. Le castagne una dopo l'altra caddero. Le due sorelle cresciute a destra e a sinistra del riccio erano belle, con la schiena ricurva, lucida e una piumetta sulla cima. Invece la sorellina cresciuta in mezzo era rimasta una castagnetta da niente. La donna che faceva la raccolta non la volle, prese le due sorelline belle e la lasciò nel bosco sola e triste. Le due sorelline belle andarono per il mondo. Una fu cotta nella padella e diventò dorata e profumata. La prese un bambino goloso, spalancò la bocca e niam! La prima castagna non c'era più. La seconda finì nella cesta di un pasticcere. Il pasticcere la sbucciò, la fece cuocere nello zucchero, la mise ad asciugare. Era diventata dolcissima e scintillante. La comprò una bambina con una boccuccia che pareva una rosa. La fece a pezzettini piccini piccini. Poi i pezzettini piccini sparirono uno a uno in quella boccuccia di rosa e la seconda castagna non ci fu più. La terza castagna, poverina, così sola nel bosco, si lamentava coi grilli e con le talpe. Le mie sorelline hanno girato il mondo, io resto sola, nel bosco, col freddo dell'inverno e sotto la neve a marcire. Ma non marcì. A poco sentì qualche cosa di vivo che germogliava dentro il suo corpicino. Una radichetta bianca e forte cominciò a spingersi all'ingiù, a ficcarsi nella terra. Una pianticina tenera e verde cominciò a spuntare all'insù, cercando la luce del sole. Ora, la più piccina, la più modesta delle tre sorelle gemelle, è diventata uno splendido castagno, pieno di ricci, di scoiattoli e di nidi. Poi leggiamo anche la leggenda dell'uva. Moltissimi anni fa la vite non produceva grappoli d'uva, era una pianta ornamentale come tante altre. Al centro di un piccolo orto cresceva una bella vite di rami e di foglie. Questa magnifica pianta riceveva in abbondanza la luce del sole e ne traeva un grande beneficio. I rami della vite si allungavano sempre di più sopra i seminati dell'orticello e li coprivano con la loro ombra. L'ortolano si preoccupava. Anche le piantine hanno bisogno di sole, diceva tra sé, è necessario che io porti la vite. In un giorno grigio e nuvoloso, l'ortolano tagliò con energia i rami più lunghi della bella pianta ornamentale e tolse le foglie più grandi dagli altri rami. La vite pianse e ne soffrì. Quando scese la sera, un usignolo si posò delicatamente sopra un ramo della vite e cominciò a cantare per confortarla. Il canto era così dolce che la pianta provò una sensazione di benessere. Le sue lacrime si impregnarono di dolcezza e rimasero lì, sui rami, come piccole perle. La notte lentamente si dileguò. All'apparire del giorno, il sole avvolse la vita con i suoi rami tenui e tiepidi. Allora, come per incanto, la pianta sentì scorrere in sé una linfa nuova. Le sue lacrime, belle come perle, cominciarono a trasformarsi in piccoli frutti, i primi chicchi d'uva. Un venticello scherzoso passò rapidamente tra i rami della vite e riunì i chicchi d'uva in grappoli, più o meno grandi. Il sole a poco li maturò. Ecco, questi ragazzi sono due racconti per voi che potete ascoltare. E buona giornata, ci sentiamo presto. Ciao ciao!